Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Dylan Dog, bentornati nella rubrica Fumetti. Con questo video si conclude la recensione del crossover tra Dylan Dog e Batman, crossover Bonelli DC Comics che abbiamo già visto in Flash e Zagor e abbiamo già visto in Justice League e Nathan Never. Apro parentesi, Justice League e Nathan Never, devo ancora parlarne perché non ho finito di leggerlo, ma poi ne parleremo anche in questo video del motivo. Non so se avete presente, non so se siete avvezzi alla Marvel, quando l'Uomo Ragno si schiera dalla parte di Tony Stark per la Civil War e poi a un certo punto cambia idea e si allea con Captain America. Parlo del fumetto, ovviamente, non del film del merda. In questo numero di Dylan Dog Batman, io sono Spider-Man, nel senso che sono sempre stato quello che vi ha detto negli altri due video, ma che cazzo vi aspettavate da un crossover tra Dylan Dog e Batman? Cosa vi aspettavate, Johnny Freak? Ci sta che siano versioni iconiche dei due personaggi che collaborano senza troppi approfondimenti. In questo numero io cambio fazione, mi unisco a voi e dico che questo finale non sa da fare, non mi è piaciuto. Questo finale mi ha portato dalla vostra parte a dire Dylan Dog Batman, mi aspettavo di meglio. Sigla. Nello scorso numero, che appunto era un crossover tanto atteso per i fan di Constantine, tra Dylan Dog e Constantine, proprio perché a differenza di Batman, con cui hanno in comune, diciamo, il fatto di essere dei detective, Dylan Dog e Constantine sono entrambi di Londra, scusate, sono entrambi del Regno Unito, se non sbaglio Constantine è di Liverpool, e hanno entrambi le mani in pasta con le arti oscure. Dylan Dog le rifugge, ci finisce sempre in mezzo, mentre John Constantine è sempre proprio appunto a gestirle, è un vero e proprio stregone. Hanno anche in comune la bottiglia. Dylan Dog è un ex alcolista, mentre John Constantine non credo arriverà mai a diventare un ex alcolista. Ci sono tanti fil rouge che collegano questi due personaggi e vedere quei due personaggi insieme nello scorso numero è stato molto bello. Si sapeva che quel numero avrebbe appunto rallentato la storia principale tra Dylan Dog e Batman, ma a me poco ne importava perché sapevo ci sarebbe stato un terzo numero. Addirittura io pensavo che si potesse tranquillamente risolvere in due numeri e il numero in mezzo l'avessero messo in più per allungare il brodo con una cosa che a molti faceva piacere. Purtroppo però questo numero invece l'ho trovato molto frettoloso nel finale, l'ho trovato molto raffazzonato e nell'epilogo, diciamo, di questo terzo numero, perché il finale, c'è da dire, non arriva alla fine del numero, il finale arriva all'incirca a metà di questo numero e nel finale, cioè scusate, nell'epilogo di questo numero che è dopo il finale, quindi nella seconda parte del fumetto, abbiamo una sorta di baci, abbracci, saluti, come dicono in Pulp Fiction quando iniziano a farsi i pompini a vicenda tra Batman, Dylan Dog, Constantine, Madame Tchaikovsky, eccetera, eccetera, eccetera. E quella parte è stata la parte peggiore di tutte. Francamente, avrei preferito che quella parte si risolvesse in una sola tavola. Perché così mi ha davvero ricordato troppo delle frasi fatte che ho visto in Justice League Nathan Never. Justice League Nathan Never a me non mi sta piacendo neanche un po', proprio per questo motivo, perché sembra il compitino fatto da persone che non hanno voglia di fare questo fumetto, che l'hanno messo insieme, l'hanno riempito di stereotipi, di frasi fatte, per portare a casa la partita, per fare un fumetto che potrebbero distribuire tranquillamente con la De Agostini, con tutto rispetto, insieme a delle istruzioni per montare una Batmobile. Non ha assolutamente anima Justice League Nathan Never.
A differenza di molti di voi che invece dicono che Dylan Dog è quello più commerciale, che gli altri due sono belli, eccetera, eccetera. Io provo questa cosa per Justice League Nathan Never. Su Dylan Dog Batman invece io, forse perché amo entrambi e conosco entrambi i personaggi, provavo un sereno amore per questa storia, provavo una serena convinzione che ci fosse dell'anima in questa storia e c'è stata dell'anima, ma appunto questo finale mi sembra davvero incollato con lo sputo, forse proprio la Bonelli voleva un commiato di questo tipo ed è stato imposto perché mi sembra proprio un cambio di registro sul finale. Ma andiamo con ordine, la storia si apre di ritorno a Gotham. Ci sta che per ogni, appunto, per ogni numero ci sia una location diversa e ogni location è emblematica per questo trio. Dico trio perché ci metto in mezzo anche Constantine, sono tre numeri, sono tre protagonisti. Nel primo si vede Batman a Londra, nella città di Dylan. Nel secondo, invece, abbiamo Dylan e Constantine all'inferno, luogo emblematico per Dylan Dog, diciamo, per entrambi. Mentre nel terzo, finalmente, si fa ritorno a Gotham, dove è Dylan, che arriva appunto a Gotham City. Le tavole del Joker che sorride sotto la pioggia sono fantastiche. Il fatto che sia riuscito a liberare appunto Killex, lo portano al compimento del suo piano. Peccato che il suo piano non c'è, non c'è nessun piano, semplicemente lui, come ha detto lui, voleva un compagno di giochi. Però è strano, cioè voglio dire, il Joker vuole sguinzagliare un mostro a Gotham City perché pensava che fosse un artista dell'omicidio come è lui, citazione al Joker di Jack Nicholson, ovviamente non al Joker fumettistico, ma va bene, gli si perdona tutto. Tutto lì, cioè né più né meno. Poi Killex sfugge al controllo del Joker e Joker si pente di una cosa che ha fatto al punto quasi da, diciamo, permettere o chiedere aiuto, allearsi con Batman perché lo fermino. Molto confuso. Dal Joker mi sarei aspettato un piano davvero elaborato per sguinzagliare Killex a Gotham e fargli fare cose appunto che Batman non sarebbe riuscito a prevedere perché è un nemico insolito anche per lui, eccetera, eccetera, eccetera. Non è così. Semplicemente il Joker vuole un amico, ma Killex non ama la compagnia del Joker, rifiuta il Joker e continua a fare strage da solo. Quindi il Joker è stato sì, solo un mero espediente per sguinzagliare un nemico di Dylan Dog, tirato fuori tra l'altro dai primi 100 numeri, quindi cioè molto vecchio come nemico e non, per esempio, non Mana Cerace che si è visto molto più spesso. Ma allo stesso tempo, Killex medesimo è un pretesto perché fondamentalmente non ha anima. Cioè, so che non ha anima, è ovvio per Killex, però nel senso non c'è un pathos in quello che fa, semplicemente lui appunto sta continuando a fare, chiamiamole così, le sue ricerche della particella fisica dell'anima, se così si può chiamare, e continua a uccidere mentre gli altri due stronzi lo cercano senza risultato. Finché Dylan, appunto, in due tavole che sono davvero imbarazzanti, non dico dal punto di vista dei disegni, ma dal punto di vista del contenuto, cioè guardate, un Dylan così menefreghista con Killex a piede libero che sta uccidendo per Gotham, mi sembra, cioè sembra che John Constantine lo abbia contagiato con il suo cinismo. Queste due tavole davvero, qua non c'è Dylan, c'è uno vestito da Dylan che dice, cioè, al momento smorza la tensione che genera Batman dicendo mangiamo una pizza, ma una cosa così fuori dal nulla, out of the blue, di Dylan Dog che dice mangiamoci una pizza solo perché Dylan, quando porta le ragazze fuori, gli offre pizza e cinema, quindi solo perché bisogna tirar fuori una, diciamo, una caratteristica di Dylan Dog, tirarla fuori così a caso, non ha davvero senso. Cioè, solo nell'ultimo film delle Tartarughe Ninja ho visto un nominare la pizza in modo casuale, come in questo numero. Nell'ultimo numero delle Tartarughe Ninja, non in tutti gli altri film, immaginate, cioè qua è ancora più fuori luogo di tutti gli altri film delle Tartarughe Ninja. No, non ha senso. Poi vabbè, Dylan Dog si affida al suo quinto senso e mezzo, ci voleva proprio lui per pensare, oh sì, attiriamo lui da me.
che Batman invece da solo no, non ci arrivava, nonostante sia il più grande detective del mondo. Vabbè, fa niente. Aiuto indispensabile di Dylan Dog aveva più senso se l'aiuto indispensabile di Dylan Dog aveva a che fare con il paranormale, con il soprannaturale, non con un'intuizione che poteva avere Robin, che poteva avere Alfred. Vabbè. Vabbè, poi niente, arrivano, ci sono due cose che, vabbè, questo è il mio gusto personale, che mi hanno dato davvero i nervi, ovvero il Batman trova Joker in 448 nel suo nascondiglio e lo porta ad Arkham, ma tipo a pagina 24, cioè nel primo atto di questa storia, il Batman ha già catturato il Joker, quindi con Batman che arriva dietro Joker. Nella scena successiva è già ad Arkham e già lì io mi sono incazzato perché sembrava che avessero tagliato la storia per farcela stare. Poi invece scopriamo che è semplicemente una scelta registica di Batman che cattura il Joker in un flashback. Ma comunque è troppo frettoloso, non ha senso. Per quanto io adori le tavole di Dell'Edera chinate da Cavenago, soprattutto quelle dove si vede tutta la Rogue Gallery di Batman, a livello proprio contenutistico non mi ha soddisfatto l'ultimo numero. C'è questa scena e poi c'è un'altra scena simile dove appunto Killex si avvicina dietro a Dylan Dog, quindi c'è un parallelismo che io capisco e apprezzo, e nella scena dopo è finito. C'è Dylan Dog che racconta, come fa lui scrivendo con la piuma d'oca e il calamaio e la carta ovviamente, che racconta quello che è successo, cioè il fatto che appunto Killex è arrivato alle spalle di Dylan Dog che faceva da esca, ma Batman l'ha catturato, non si è fermato neanche un secondo, e poi vabbè, nessuno di loro voleva ucciderlo perché appunto non, Dylan e Batman non uccidono così a sangue freddo, anche se Dylan è un po' più tranquillo sulla cosa quando si tratta di mostri, e così appunto decidono di mandare Killex nel suo personale inferno, che è il paradiso. Quindi Dylan è stato fisicamente in paradiso, Batman è stato fisicamente in paradiso, cioè io capisco l'incredulità che poi ritorna sempre a Dylan come la risacca e che lo fa dubitare del soprannaturale, ma è stato fisicamente in paradiso, cioè non puoi più essere scettico dopo sta cosa. Insomma, fatto sta che Killex finisce in paradiso perché per lui è un inferno, citazione Dragon Ball, dove Freezer è talmente cattivo che l'hanno messo in paradiso per farlo star male. Vabbè. E poi appunto c'è questo scambio di baci e abbracci tra Batman e Dylan, è finito. A cosa cazzo serviva Killex? Poteva essere tranquillamente Victor Zsasz, dato che ci somiglia anche esteticamente. In questo numero non si sapeva come finire, si è fatto il compitino che ha chiesto la Bonelli agli autori per fare la collab con la DC Comics e basta, si è portato a casa il lavoro. Io onestamente, fino al secondo numero ero tentato di avere anche la versione cartonata, che sfoglierò sicuramente nel caso vada a Lucca, non sono ancora sicuro. Ma da qui a comprarla, a spenderci 20 euro per cose che ho già letto, di cui non ho assolutamente apprezzato il finale, niente. Vabbè, ho guadagnato uno spazio nella mia libreria. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, scrivetemi qua sotto nei commenti, potete anche insultarmi che ho detto nei primi due numeri che era bello, però nei primi due numeri a me piaceva, porca puttana, e qua non so, c'è stata questa virata. Fatemi sapere se anche voi che invece li avete trovati scialbi i primi due numeri, se comunque qua avete sentito una caduta verso il basso o se per voi è stata una costante, un costante declino. Fatemelo sapere qua sotto e come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Volevo comunicarvi che io questo weekend dovrei pubblicare comunque un video, se tutto va bene, sul Tartaruga Ninja Caos Mutante, sul film che sono andato a vedere, ma fisicamente non sarò a casa mia, ma sarò al Sigurtà, che c'è l'evento Sigurtà in cosplay. Non è una fiera del fumetto, è un raduno cosplay. Se per caso siete in zona, fatemelo sapere, seguite le mie storie su Instagram, così vedete più o meno dove sono, cosa sto facendo, eccetera. Se volete, ci si saluta, ecco. Grazie ancora e arrivederci.